Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video. Forse c'è troppa luce dietro di me, ma il computer lo lascio. Video Zoo Plus, perché alcuni di voi mi richiedono molto spesso i video su Zoo Plus, quindi vi faccio vedere che cosa ho preso in più rispetto al Felix Ghiottonerie, la versione da due scatole, quindi la solita, la lettiera Cat's Best Smart Pellet, quello lì che prendo sempre, non è la versione con la rossa, è la versione viola, e come sempre ho preso questi, il set da tre pacchetti, da tre pacchetti. Mi durano un mesetto, più o meno, insomma, anche, forse anche di più alle volte. Vabbè, lo metto qua. Allora, ho cambiato un attimo la luce perché era un po' troppo fredda. No, decisamente non era realistica. Primo prodotto. Questo è tipo un calendario dell'avvento, ma in realtà non è un vero e proprio calendario con le caselline. Però vi faccio. Loro lo chiamano comunque Advent Mix Box. È una box della Cosma. Ci sono 24 pappe, quindi una per giorno. Qui sotto il coperchio. Ne è già caduta una, ci sono le quattro buste. Adesso cerco di risistemarla, ma non credo di riuscirci. Vabbè, ci sono queste buste, eccole qua. E questa è la versione boh, con il brodo. Ecco, queste sono in brodo. Le papine in brodo. E oltre a queste papine in brodo ci sono le scatolette, le 20 scatolette. Eccole qua. Quindi ogni giorno i gatti avranno una scatoletta diversa. Sempre per loro, come calendario dell'avvento, ho preso questo. Non c'era quello della Cosma, quello solito. C'era questo qua, Wild Freedom. E boh, è sempre anche questo con tutte le caselline. Avrò delle difficoltà a leggere i numeri comunque. Qui ci sono all'interno i soliti snack, quelli tipo questi. Ecco, tipo questi qua. Sempre della Cosma, ovviamente non saranno di quel marchio, sono della Wild Freedom, però cuore di pollo, polmone di agnello e fegato di manzo, questi sono i gusti che ci sono qua dentro. Ho preso una cosa particolare, è una scatoletta quadrata. All'interno c'è del cibo, ci sono 16 scatolette di pappa della Chesire e questa scatola, che vedete non è tanto grande, si trasforma in cuccia. PS: non si può costruire la scatola, questa qui intendo, non si può costruire la cuccia, scusate, perché me ne sono accorta solo adesso. Sono andata anche a vedere il video sul sito della Chesire e servono almeno 4 box, cioè 4 di queste scatole con la pappa. Quindi con una non si fa niente, si può utilizzare come contenitore, che comunque è bello da vedere, ma non ci si può costruire assolutamente niente, quindi questo l'ho scoperto adesso. Poi ho preso un po' di cosine per i gatti della colonia felina, siccome avevo tanti punti, ho preso un po' di roba per loro. Ho preso con i punti questa scatola che contiene, quante ne sono? 6 buste della Cosma, versione Asia, e boh, non so dirvi granché di queste qua, però sono buste da 100 grammi, quindi sono più grandi delle classiche buste. Alimento complementare per gatti adulti: tonno, manzo, riso e tonno 44%, manzo 4%, riso 1%. Non è male. Poi, sempre per i gattini, ho preso questo pacchetto da 400 grammi di questi qua della Concept for Life e questi della Feringa. Non sono per te questi, chiaramente, sono per i gatti bisognosi. Poi ho preso, io credo, sempre con i punti, sempre con i punti, questi sono per loro qua, però. No, giù, questi snack che sono quelli della Cosma che a loro piacciono tantissimo e questi piacciono soprattutto a Panna. Sono gli unici snack che mangia anche lei. E non le danno problemi allo stomaco e neanche all'intestino. Quindi questi qua sono gli unici che lei. Sì, amore. Dopo facciamo gli assaggi. No, adesso Pepe no. Dopo facciamo gli assaggi.
Ho preso tantissime buste di questi snack, questi qua. Quindi sono 5 buste di snack per i gattini e saranno molto 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 felici. In più c'era anche questa, i Dreamies, questi qua che si trovano anche al supermercato, insomma. Poi invece per i gatti qui non ho altro, cioè questo è il, per quello vi dico, i miei video su Zoo Plus non sono niente di che, perché alla fine prendo sempre le stesse cose. Qui ho aggiunto queste cosine e sto pensando se per caso avevo acquistato qualcos'altro. È che non ho neanche controllato l'ordine, tra l'altro, perché la scatola, no Panna, ti bruci? La scatola è arrivata distrutta, per cui non ho neanche controllato il contenuto del pacco io. L'ultima cosa che ho preso per i gatti, le solite scatolette di questa pappa, la Cosma Nature Nature, insomma, questa qui. Sempre Cosma, che è un marchio che a loro piace molto. Io questa qui la do a pranzo, do solo una scatoletta per due, perché sono già abbastanza grassi. Siccome loro fanno minimo 3 pasti al giorno, non posso dare una scatola a testa, cioè diventerebbero obesi. I gatti bisogna cercare di non farli diventare obesi, mi raccomando, perché stanno poi tanto male. Soprattutto quando invecchiano come Panna, e il peso si sente, cioè Panna ad esempio, essendo grassa, sente molto di più i dolori e tutto. Quindi non fate ingrassare i gatti, sono belli obesi, cicciosi, però stanno poi male come noi umani, quindi cerchiamo di mantenerli abbastanza in forma. E cosa dovevo dirvi? Non lo so, non lo sapremo mai. Comunque per quest'ordine ho speso 148,59 euro, cioè io in un mese spendo più o meno questi soldi, tra i 100 e i 100 qualcosa, per cui al mese più o meno, un mese e mezzo, diciamo. La scatola che diventa una cuccia è costata 16,99 euro, mi pare fosse un'offerta del momento, boh. Cosma Snackies, ok, quindi questi li ho pagati 3,99 euro, gli altri li ho presi con i punti, quelli al pollo. Poi il calendario del, no, la box d'avvento l'ho pagata 22,99 euro. Poi le scatolette, queste qui, queste è il pacco da 24 scatolette da 70 grammi l'una, 17,49 euro. Il calendario dell'avvento Wild Freedom è 5,99 euro, e set prova misto Catesi Snack 3x, 3x, ecco perché, 1,99 euro. No, siamo giusti allora, mi è arrivato tutto. Il Felix Le Ghiottonerie 88 buste da 100 grammi l'una costa 27,99 euro, è aumentato come prezzo, perché una volta costava sui 24,99 euro ed è aumentato di ben 3 euro ormai, per cui loro te la indicano come offerta, in realtà non è proprio un'offerta, costano abbastanza adesso. Io prendo sempre la versione da 2 scatole, quindi prendo sempre questa versione qua, in sostanza. E cos'altro posso raccontarvi? I Perfect Fit, questi sono i croccantini che vi ho fatto vedere prima, e io seleziono il set da 3 per 1,4 kg a busta, quindi ok, 19,99 costa. La lettiera, vi spiego anche che lettiera faccio usare io ai gatti, ed è questa qua con la versione con la busta col viola, perché quella rossa è la classica. Questa qui l'ho provata giusto per, e da quando l'ho provata, comprata la prima volta, poi ho sempre preso questa perché ha i pellets più grandi rispetto alla classica, anche se c'è scritto smart, non credeteci, perché sono più grandi di quella classica e ne lasciano molti meno in giro. Quindi io prendo questa e prendo il set da 2, quindi questo set qua prendo da 38,99 euro. E devo dirvi è costoso, ne ho due, adesso ne ho due nuove più una iniziata, e per un mese e mezzo sono tranquilla di sicuro. In totale 148, però avevo lo sconto, anzi il totale sarebbe stato di 156,41 euro, ma avevo lo sconto ZooSpar, che è uno sconto, si paga una minima cifra, però poi si ha lo sconto sul totale dell'ordine.
per un anno, mi pare di averlo fatto. Sì. E quindi lo sconto era di 7,82 euro. 7,82 euro, insomma, sono dei soldini. Per chi si chiede se convenga comprare su Zooplus, beh, se non avete negozi specializzati, anzi, se non avete negozi a buon prezzo, con prodotti a buon prezzo, vi conviene assolutamente. Qui ci sono dei negozi specializzati per animali, però i prezzi dipende. A volte sono più alti, a volte sono più bassi. Io compro da tanti anni ormai qui, ormai sono 7 anni che acquisto da Zooplus, per cui mi sono sempre trovata bene, a parte ogni tanto che arriva qualcosa di rotto, il pacco rotto, vabbè, capita. Pepe, vuoi questo? Salmone o pollo? Facciamo salmone o pollo? Facciamo il pollo? No, facciamo il salmone, dai, che a Panna piace molto di più il salmone. Che puzza. Sa proprio di salmone, di pesce, è una cosa allucinante. Beh, sono al pesce. Non possono sapere di fiori, no? Tieni, Panna. No, questa mi massacra le mani, No, io ho il terrore, perché questa qua mi mangia le dita. Morde, morde. Tieni, Bubi. Una Bubi, lui è delicato. E una Mimi, una Mimi. Dai che ce la facciamo a mangiare. Bravo! E lui si va a nascondere a mangiare. Ok. Poi un'altra pannina. Ah, che male! Mi ha morso, Madonna, che male! C'è il segno, guardate, no, no, non si vede. C'è il segno del dente. Non si vede. Ah, che roba! Tieni, Mumi. Ci, Mumi. Ecco, lui le unghie e siamo a posto. Pippo, tieni, Mido. Ecco. Qua. Non andate via. Qua. Pippo, ah, che carino. No, 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 aspettate. Facciamo così perché io ho il terrore, mi mangiate le mani. Panna, Pepe, Pepe, l'hai preso? Bravissimo. Mimo, io ne ho ancora uno. Cioè, guardate come sono fatti, sono così e piacciono. Poi Panna non ha i denti, perché non so chi lo sappia, però lei l'avevo fatto operare, aveva tolto praticamente quasi tutti i denti. E per lei vanno bene perché comunque sono degli snack, guardate, friabili, morbidi, per cui a lei vanno da Dio. Ecco, buoni amore. Ah, sì, buoni, vero? Panna, mangiato? Caspita. Se vi interessa, giù nell'info box c'è o il link o non so che cosa per uno sconto su Zooplus solo sul primo ordine in assoluto. Quindi se siete già registrati non è utilizzabile, vero? Sì, quella è la pappa buona che ti piace, Pippo, sai? Eh sì, dimmi. Sei tutta sporca. Ti sei tutta sporcata al pelacchio. Forse adesso si vede il segno del dente. No. Eccolo qua. Quel bianco che vedete, quella striscia bianca che vedete. Vabbè, ho ancora semipermanente da sistemare, tutto che si distrugge ormai. Vabbè, niente, io e i gatti vi ringraziamo per essere stati qua con noi e col sole che non esiste più, il cielo che sta diventando scuro, sempre più scuro, vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!